Andrea Casuscelli. Ben Mussa. Henry Gomez Simon André. Luca Tommasini. Christopher Jean-Pierre Moreno. Antonio Parisi. Sebastiano Riso. Scialpi. Andrea Ceciliato. Lino Fusco. È un elenco di persone che hanno subito omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, afobia, misoginia e abilismo. Quella lista, per quanto sicuramente incompleta, ci ricorda l'importanza della piazza di oggi e della legge Zan, bloccata al Senato, ostaggio delle forze più reazionarie del paese, che diffondono fake news sul DDL e che mascherano il proprio diritto alla violenza dietro a una fantomatica libertà di opinione. Il messaggio è veramente unico per tutte le realtà che sono qua. Parliamo di 120 realtà unite dopo tanto tempo in un'unica piazza e con un'unica voce, movimento LGBT, il movimento delle donne, il movimento dei disabili, tutti insieme per dire alle senatrici e ai senatori un'unica cosa: approvate immediatamente il DDL Zan, senza nessun compromesso e non un passo indietro. In questi giorni noi non siamo invitati ai talk show, noi non siamo invitati in televisione, su di noi parlano tanti altri. Oggi parliamo noi e parliamo a voi con forte voce, dicendo che noi vogliamo che al Senato sia immediatamente approvato il DDL Zan, e che è una piattaforma da cui partire per continuare quelle che sono le nostre battaglie di sempre. Dal movimento LGBT combatte su questo da anni. Importante perché i diritti in questo anno e mezzo di pandemia sono stati, a volte hanno fatto dei passi indietro, quindi è importante ed è giusto poter scendere in piazza per chiedere l'immediata approvazione di questo disegno di legge, perché ci sono tantissime persone che attendono questo disegno di legge perché l'Italia possa portarsi avanti di 20 anni e possa raggiungere quegli standard qualitativi dei diritti che da troppo tempo stiamo aspettando.